Adesso farò un bel disegno! Ma che bello! Ora farò un altro così! Ora posso andare! Sono molto soddisfatta! Nulla! Io non la conosco, quindi mi deve dare del lei! Del lei? Ma allora sei una femminuccia? Non sono una femminuccia! E adesso è arrivato il momento di una bella arancia! Alla salute nostra e della nostra infanzia! Ehi! Sei proprio una bulla! I bei tempi. In perfetto orario. Ho solo 4 anni, ma oggi all'asilo voglio imparare un sacco di cose. Piu! Piu 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 piu. E lì la maestra. Adesso ne farò un bello scherzetto! Piu, piu, piu! Forse sono in ritardo, ma non mi importa! Io sì che sono una vera bulla! La maestra ha detto che oggi impariamo gli animali! Questo qui ha detto che è un tucano e ha il becco lungo lungo! Questo qui, guardate, fa qua! Ed è un pappagallino, anche chiamato ara. E invece tantissimo tempo fa c'erano i dinosauri. E questo qui si chiama friferatopo. No, era triceratopo. Ma cosa sta facendo quel secchione? Non ha capito che gli animali sono tutti uguali? Quell'uccello volante è uguale a Valerio l'uccello malandrino. Adesso sapete cosa faccio? Andrò con le mie pistolette e farò piu piu piu! Così si metterà a piangere come un secchione! Che gli animali sono importantissimi, io da grande voglio studiarli tutti quanti. E se eravamo nella preistoria, tu adesso venivi schiacciata da un triceratopo. Vai, amico triceratopo! Uah! Mara mio, sei proprio secchione, brutto secchione! E adesso sai che faccio? Sì, e tu sei solo una stupidona. Ecco, l'ho detto. Basta, vado a ripetere matematica. Almeno io sarò intelligente. Tu invece sempre una bulletta. Oh. Oh, mamma mia. Guardate chi sta arrivando. Ora sì che mi diverto. Buongiorno. Ah no, è un po' tardi. Buon pomeriggio. Salve. E questo il negozio che cercavo? Dipende. Cosa ti serve? Ma che modi? Io non la conosco.
quindi mi deve dare del lei. Del lei? Ma allora sei una femminuccia? Non sono una femminuccia. Non è vero che sono una femminuccia. Piuttosto sono qui in questo negozio perché mi servono degli articoli super specifici per una ricerca che sto adoperando nei confronti dei miei animali. Animali? Sì, è questo il negozio. Ma in particolare, quale animale sta cercando? Io posseggo già una grande quantità di animali che io li studio, e faccio le ricerche scientifiche. Io sono molto intelligente, e quindi ho bisogno di un animale da compagnia che sia molto docile. Sì, molto docile. Animale da compagnia che sia molto docile. Che pesantezza! È proprio precisino e intelligente! Mi raccomando, deve essere bravo, Vediamo cosa posso... Ci sono! Le darò questo! È un velociraptor! Ma stai attento, che di notte si sveglia e fa... Quindi soffri di insonnia notturna. È un animale bisognoso. Oh, che cucciolo! Quando ero piccolo io adoravo i dinosauri. Ancora oggi mi piacciono. Ma signorina, è buono? Mica attacca gli altri animali? Coccinelle, in realtà questo velociraptor è cattivissimo, ma ora mentirò e dirò che è buonissimo e non attacca nessun animale. Guardate e vedete come ci crederà. Sì, è buonissimo, tranquillo, non ci sarà nessun problema. Oh, perfetto, allora vado subito alla cassa. Aia, aia, mi ha già morso. Sì, vada pure in cassa di là. Ecco, qui quella bulletta non dovrebbe esserci. Adesso ripeterò un po' di matematica. Io adoro la matematica. Farò le addizioni. Le ho imparate ieri. Che bello! 3 + 3 è uguale a... Allora, se qui sono 3 e devo aggiungere altri 3, insieme fa... 1, 2, 3, 4, 5... 6! Sì, che bella la matematica! Che bella la matematica! Gne. Cosa sta dicendo? È bruttissimo fare i calcoli! E adesso vi farò un bello scherzetto con questo pennarello. Così vi faccio vedere chi comanda nell'asilo. State a guardare. Tu. Questo era il verso del tucano. Oh, ma mi è sembrato di sentire il verso di un tucano in difficoltà. Devo andare ad aiutarlo! Gli animali sono impuffettissimi! Dove sei, tucano? Ci è cascato in pieno! Guardate qui ora cosa faccio! Cosa sta scritto? Non lo so! Adesso farò un bel disegno! Ma che bello! Ora farò un altro così! E sapete cosa disegno? Niente, ora gli strappo anche la pagina. Ora posso andare, sono molto soddisfatta. Una vera bulla. E voi, avete un amico bullo all'asilo? Che strano, non c'era nessun tucano. Vabbè, tornerò ai miei amati calcoli di matematica.
C'era un ostacolo, non l'avevo visto. E allora, questa è la cassa? C'è nessuno? No, non c'è proprio nessuno. Uffa, ma in questo negozio sono davvero lenti! Non c'è nessuno qui alla cassa! Oh, si può sapere chi è che sta disturbando in continuazione il mio negozio? Mi scusi? E lei la cassiera di questo negozio? Ma perché non è venuta prima? Lo sapeva che avevo bisogno di pagare il mio amico Dino. Avevo di meglio da fare, non lo vedi? Ero impegnata a contare i miei capelli. Anzi, dato che lei può aspettare, continuerò. 203, 204, 205. Ah, ho capito. Effettivamente è importante sapere il numero di capelli. Cosa? È solo 200? Ma i capelli sono migliaia! Lo so, perché ho condotto un esperimento su un mio amico animale. Sì. Ma non può smettere di parlare e lasciarmi contare i miei capelli in tranquillità? Sapete cosa vi dico? Adesso mi farò pagare un po' di più, così stasera andrò anche a cena fuori con i suoi soldi. Tu sì, Dani, che sei una vera bulla intelligente. Sono 10.000 euro. Cosa? Dino, costa 10.000 euro. Il naso di Dino. Ho detto Dino. Che è molto prezioso. Sì, è anche un po' cattivello, cioè, però... 10.000? Cos'è? Adesso non è più importante per te? Prendere o lasciare? E anche velocemente. Non ho tempo da perdere. Va bene, le faccio subito un assegnone. E quindi ti dicevo che Giacomo non c'è più. Ah! Mi ricordo quando eravamo giovani che gli feci uno scherzo fenomenale. Gli attaccai un foglio dietro la schiena con scritto: sono un pollo, mangiatemi! Era stato davvero divertente. Mia cara amica Dani, sei proprio vecchia ormai, lo sai? Non era Giacomo, ero io, e tutti mi hanno chiamato Polletto per 2 anni per colpa tua. Allora una volta feci uno scherzo della cacca, misi un pezzo di cacca nel cappotto e questa persona camminò per tutto il corridoio della scuola con una puzza puzzolentissima. E tutti quanti lo chiamarono Puzzone! Anche quella volta l'hai fatto a me, non ad un altro. Fui costretto a buttare quel cappotto per colpa tua e tutti da allora mi chiamarono Bruttone Puzzone! Però, da allora, studiai tantissimo come eliminare le puzze e quindi ho fatto un'azienda che faceva deodoranti. Ah, grazie a te ho fatto un sacco di soldi, grazie mille. Ah, e io invece, grazie a te mi sono fatta un sacco di risate. Sapete cosa vi dico? Adesso è arrivato il momento di fargli un bello scherzetto. Oh, e adesso è arrivato il momento di una bella arancia. Alla salute nostra e della nostra infanzia.